ben 100 le opere, i capolavori salvati dall'arma, che verranno appunto esposti al pubblico in questa mostra intitolata La memoria ritrovata. Noi parliamo dando il benvenuto al consigliere del Presidente della Repubblica per la conservazione del patrimonio artistico e anche curatore della mostra, Louis Godard, che è in studio con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie del vostro invito. Grazie a lei di averlo accettato. Allora, è la terza volta che il Quirinale ospita una mostra in cui si espongono dei capolavori che sono stati recuperati ai furti, ai raggiri, insomma, tutto quello che c'è dietro, insomma, il mercato nero delle opere d'arte. Questa volta è davvero imponente, perché più di 100 opere che descrivono un arco temporale estremamente ampio, 2000 anni e più. Che cosa si può vedere al Quirinale in questi giorni? Prima di tutto devo dire più di 2000 anni di storia, 300 anni di storia. L'idea della mostra è nata con il recupero da parte dei carabinieri di uno straordinario ipogeo etrusco che risale a un periodo compreso tra la fine del IV e l'inizio del primo secolo a.C. È una scoperta straordinaria nel campo dell'etruscologia, perché mai era stato rinvenuto un ipogeo etrusco integro. Il guaio è che questo ritrovamento è avvenuto durante lo scavo per la fondazione, per creare e costruire le fondazioni di una casa. Quindi uno scavo clandestino. Coloro che hanno scoperto questo ipogeo hanno ovviamente gelosamente nascosto il contenuto dell'ipogeo, e in particolare 23 straordinarie urne che sono di un'importanza fondamentale per ricostruire anche la storia dei rapporti tra la Grecia e l'Etruria. Facevano una bella mostra all'interno della casa di privati che avevano ritrovato questo ipogeo? Ovviamente intendevano smerciare, certo, questi prodotti sul mercato. Si è intervenuti in tempo in questo caso? Sono intervenuti in tempo. E il punto di partenza, come dicevo, della mostra è questo ritrovamento. Ma parlando con i carabinieri abbiamo deciso di estendere ad altri recenti ritrovamenti la mostra, per far capire ai cittadini due cose. La prima, l'importanza, la professionalità di questo comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Questo comando, badate bene, è diventato un centro universalmente riconosciuto e apprezzato, al quale si rivolgono tutti i paesi di antica memoria che sono stati depredati delle loro opere d'arte. I carabinieri erano contenti, ma hanno detto: ma esponiamo effettivamente alcune tra le opere più belle che abbiamo recuperato recentemente. Ed è così che abbiamo allargato questa mostra a capolavori che vanno dalla fine del VI secolo a.C. alla fine del Settecento. Quindi la prima cosa è, oserei dire, la prima lezione di questa mostra è un omaggio ai carabinieri. Quasi un ringraziamento, potremmo dire. Indubbiamente sì. La seconda cosa è anche una mostra nata per sottolineare l'estrema fragilità del nostro patrimonio. Guardate, quelle opere che sono esposte nel Quirinale sono state recuperate negli ultimi 18 mesi di lavoro dei nostri carabinieri. Quindi un tempo estremamente breve. Ma brevissimo. Se in 18 mesi sono riusciti a recuperare queste opere, significa uno che sono bravi, ma anche che tante opere fuggono. Questa è una punta, fuggono per la tangente. Punta di un iceberg per certi versi. Ahimè sì, diciamo la verità, è così. È la punta di un iceberg. Anche perché spesso immaginiamo sia proprio difficile ricucire un po' il percorso, andare a recuperare queste opere, fare proprio delle operazioni anche di indagine vera e propria, perché spesso non c'è tracciabilità. Queste indagini sono sempre molto difficili. Molto difficili perché dietro il furto di un'opera d'arte vi sono infinite complicità. Se prendo un reperto archeologico, per esempio, il tombarolo. Il tombarolo che va a scavare clandestinamente una tomba, recupera dei vasi. Si rivolge a un intermediario, il quale a sua volta si rivolge a un mercante d'arte, il quale a sua volta si rivolge a colui che
molto spesso fuori dall'Italia, a una galleria che accoglie la refurtiva e che poi infine tenta sempre sotto banco di vendere questa refurtiva all'estero. Dietro, come dicevo, a questo commercio c'è un'infinità di complicità e c'è anche un'immensa massa di denaro che circola. E infatti il generale dei Carabinieri, che insomma ha presieduto la conferenza stampa insieme a voi e che è, diciamo, l'anima anche di tutto il lavoro svolto dal suo reparto, raccontava che gli introiti per il commercio clandestino di opere d'arte è al quarto posto per la criminalità organizzata, dopo il traffico delle armi, il traffico della droga, il traffico degli esseri umani e il traffico delle opere d'arte. E in realtà è anche facile capire il perché. Ci sono tre ragioni. La prima è che effettivamente è un traffico estremamente redditizio. In secondo luogo, che contempla l'intero pianeta. In terzo luogo, le pene previste per chi si fa beccare con un'opera d'arte rubata sono irrisorie se confrontate con quello che è previsto per i mercanti d'armi, di droga o i trafficanti di esseri umani. E invece in un paese come il nostro la ferita arrecata è davvero... Ma è terribile, è una ferita terribile, è una ferita costante. E quindi bisogna cercare di intervenire. Inasprimento delle pene, chiaramente. Potrebbe questo essere non c'è alcun dubbio. Sarebbe molto, molto opportuno. E anche intervenire attraverso, oserei dire, una maggiore attenzione rivolta al territorio. E quindi intensificando la sorveglianza del territorio per quanto riguarda i siti archeologici, sia quelli scavati che quelli da scavare, i musei e le chiese. Sono esposte anche molte opere che provengono da furti in varie chiese del paese. Queste opere, più di 100, sono visibili al Quirinale, nella sede del Quirinale. Il Quirinale di nuovo si apre ai cittadini, è una mostra completamente gratuita e allestita in sale particolari, perché sono le sale dove sono state, tra l'altro, restaurati da poco le pitture di Pietro da Cortona. Insomma, anche questo è un gesto che in qualche modo significa qualcos'altro, insomma, aprire le porte del Quirinale per mostrare il patrimonio recuperato. Beh, il Quirinale non è soltanto la casa comune degli italiani, è anche un museo aperto ai cittadini del mondo. E abbiamo voluto allestire questa mostra nell'ala occidentale del palazzo, perché lì negli ultimi anni abbiamo portato avanti un recupero davvero straordinario. Nella grande galleria di Alessandro VII Chigi siamo riusciti a recuperare le pitture di Pietro da Cortona che erano state coperte da uno strato di intonaco durante l'occupazione francese tra il 1812 e il 1814. Cosa era successo? Che Napoleone, che non ha mai messo piede a Roma, però che desiderava fare del Quirinale la reggia dell'impero, aveva incaricato un suo architetto di trasformare il palazzo per farne una residenza imperiale. E Napoleone, vedendo la grande galleria di oltre 70 metri di Alessandro VII Chigi, decide di fare lì gli appartamenti dell'imperatrice. Taglia la galleria in tre tronconi, fa murare le finestre che davano sul cortile in onore e ricoprire tutta la parte bassa delle pitture di Pietro da Cortona. Tutti erano convinti che queste pitture fossero scomparse per sempre. Dal 2002 abbiamo intrapreso il recupero di queste pitture, sono tornate tutte alla luce ed è così restituita a Roma, all'Italia e oserei dirlo al mondo, una delle più belle pagine del barocco romano. I cittadini che andranno a vedere la mostra potranno anche ammirare le pitture di Pietro da Cortona realizzate tra il 1655 e il 1656 dal maestro che lavorava agli ordini
di Papa Alessandro VII Chigi. Ricordiamo ancora una volta, fino al 16 marzo al Palazzo del Quirinale, invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitare la mostra La Memoria Ritrovata. Ringraziamo ancora il professor Luigi Godà per essere stato con noi. Grazie e grazie buon lavoro. A voi, arrivederci. A presto.